La Confcommercio manifesta qui in Piazza dei Martiri a Napoli per sostenere il settore moda e gioielleria. Sì, il settore degli invisibili. Nessuno ha pensato al commercio, alle vendite al dettaglio. È come se la nostra categoria non esistesse. Siamo qui per manifestare perché anche noi abbiamo bisogno di ristori, di essere supportati. Le vendite non sono mai ripartite. Da settembre è stato un crollo sempre più grande, giorno dopo giorno. Voi chiedete contributi a fondo perduto e detrazioni fiscali? Sì, noi chiediamo il credito d'imposta per gli affitti, la cassa integrazione estesa per tutto il 2021, tutte quelle cose di cui hanno bisogno le aziende che dimostrano una diminuzione del fatturato. Non è possibile pensare che noi siamo aperti e che tutto va bene. Qui non va niente bene. Si tratta di settori che hanno avuto meno restrizioni rispetto ad altri, ma che hanno sofferto le chiusure generali. Certo, perché comunque se si chiudono i bar, i ristoranti, se non ci sono più matrimoni, eventi di nessun tipo, le persone sono poco invogliate ad acquistare e quindi si ferma tutto un circuito, che è quello dell'abbigliamento, della moda, dei gioielli, delle bomboniere, articoli da regalo, è tutta una filiera che si blocca. Di recente avete avuto un incontro con l'assessore alle attività produttive, Marchiello, l'assessore regionale, cosa è emerso e cosa avete chiesto? Sì, siamo molto contenti finalmente di questo tavolo che verrà costituito da lunedì prossimo, nel quale ci sarà un confronto fra le istituzioni e le associazioni del territorio. Cosa ne pensa dell'inserimento della Regione Campania nella fascia gialla, una sorpresa un po' per tutti? Come imprenditrice posso essere contenta perché non è bello chiudere per nessuno. Come cittadina mi chiedo, saranno stati attenti? Non posso immaginare che tutto questo sia stato dettato da casualità. Ci saranno dei dati che ci hanno messo nella zona gialla. Forse usciremo da questa zona gialla. Mi auguro di no, perché vuol dire che i contagi comunque diminuiranno. C'è stata proprio a tal proposito una nota della Regione Campania nella quale dice le zone rosse, proprio perché saranno chiuse, potranno avere dei benefici in vista del Natale, mentre noi corriamo dei rischi di non passare un Natale, diciamo, sereno dal punto di vista commerciale, non solo. Non posso immaginare che accada tutto questo. Sono sicura che il governo sarà attento ad equilibrare, a dare risorse a tutto il territorio e a tutte le categorie. E soprattutto cerchiamo di salvare il Natale.